Benvenuti ad una nuova edizione su tg10.it. Queste le notizie di oggi. La polizia ha arrestato un pregiudicato per una tentata rapina. Le vittime sono dei giovani che stazionavano a Macchitella in manette Guido Legname, 26 anni, arrestato dalla squadra volante del commissariato. All'1:30 la polizia è stata chiamata a cercare un ragazzo che si era reso responsabile della sottrazione di denaro e di un telefono cellulare ad un altro ragazzo in una via del centro e che successivamente si era dileguato a bordo del predetto ciclomotore. La polizia lo ha rintracciato a Macchitella. Alla vista degli agenti è scappato a piedi, ma è stato rintracciato e bloccato dietro a una siepe. Novità nell'amministrazione comunale di Gela, 3 nuovi ingressi che vanno a sostituire altrettanti componenti della giunta comunale. Sono stati nominati Eugenio Catania alla guida dell'assessorato al controllo del territorio, sport ed eventi, Francesca Licia Bela, assessore all'istruzione e servizi sociali ed infine Flavio Di Francesco, assessore ai lavori pubblici e decoro urbano. I neoassessori sostituiscono gli uscenti Pietro Lorefice, Nuccio Di Paola e Chetti Damante. Bando di selezione per 3 operatori socio-assistenziali di sesso femminile, lo ha indetto il primo circolo didattico di Gela diretto da Adriana Quattrocchi. Le domande devono essere presentate entro le ore 12:30 del 31 dicembre prossimo. Non farà fede il timbro postale. Per maggiori informazioni consultate il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it. Sono stati cofinanziati, posizionandosi ai primi 3 posti della graduatoria provinciale, altrettanti progetti presentati dal Comune di Gela al Ministero dell'Istruzione in relazione all'avviso per le indagini diagnostiche dei solai degli edifici pubblici scolastici. A beneficiare complessivamente di oltre 20.000 euro saranno gli istituti Antonietta Aldisio di via Feace, Enrico Solite in via Berchè, Lombardo Radice in via Trapani, tutti costruiti in un periodo precedente al 1970. Le 3 scuole sono arrivate rispettivamente prima e seconda con 97 punti e terza con 87 punti, quest'ultima con quasi 10 punti di stacco dalla scuola media Luigi Pirandello di Milena. La percentuale di cofinanziamento si attesta tra il 30 ed il 53,33%. Accogliamo con soddisfazione questa graduatoria, ha commentato il sindaco di Gela Messinese, auspicando che alle indagini segua una nuova tranche di sostegni economici per tamponare le criticità che emergeranno. La sicurezza nelle nostre scuole è un elemento imprescindibile di civiltà, specie in una terra corrosa da appalti discutibili in tema di procedimenti e materiale. I finanziamenti nazionali, che complessivamente ammontano a 40 milioni di euro, sono stati autorizzati dalla legge 107 del 2015. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.